tutti. E ieri sono andata da Tiger per comprare un po' di cose. Vabbè, questa non è la busta di Tiger perché è una busta alpacosa, ma dentro ci sono cose di Tiger che adesso vi farò vedere una alla volta. Iniziamo con questo quadernino che è rosa, ha dei coniglietti astronauti e qui ha un utilissimo righello, è molto carino. E dentro il quadernino ha tutti i puntini, che è fatto penso per tipo il bullet journal, però vabbè, uno lo può usare insomma come vuole, però molto bello. Poi sempre in tema cartoleria abbiamo questo Uge Calendar, dove troviamo tutto quanto, un week planner con, possiamo anche aprire, troviamo un week planner con una bustina dove poter mettere le varie cosine. Come nuovo. Poi ci sono dei post-it, altri post-it con cose da fare subito, cose da fare normali, cose da ricordare e tutte le cosine di, delle varie settimane. Questo è molto bello, si chiude il nostro Uge Calendar. Poi sempre in tema spaziale, dato che il gennaio è al tema spaziale, ho preso queste Ud Kledning, che sono quelle cosine insomma che ci si fanno le foto, e adesso vi faccio anche vedere comunque sia come vengono le foto tipo fatte con queste cose, e sono molto belle. C'hanno tutte queste, i razzi, i pianeti, c'è la luna, c'è la stellina, e poi ci sono, qua si vedono che ci sono tipo degli occhiali tipo da, non so, tipo da vecchia arpia probabilmente, e vabbè, mi divertirò sicuramente con queste. Sempre in tema cartoleria ho comprato questo altro quadernino, sempre rosa, non ha coniglietti, e lo so, questo, l'altro c'aveva anche i coniglietti esploratori, astronauti, ma questo qui invece no. Però questo qui è a righe, quindi si può usare come quaderno. E ho già detto che è rosa, forse sì, e comunque sia, lo ribadisco perché è bello. In tema sempre cartoleria ho comprato questa agendina che ho già iniziato a usare, e niente, è rosa, è abbastanza un po' morbidosa e compatta, ci sono dentro tipo tutte le ore, dalle 7 fino alle 7 di sera, con il calendario, e utile quindi se bisogna segnare tutte le cose che uno ha bisogno di fare durante la giornata, in tutte le ore, molto utile. E ha anche il posto per la penna, che non ti danno loro, però volendo ce la puoi mettere tu sempre. Per esempio, uno potrebbe comprare quest'altra magnifica penna, cioè si spiega da sola com'è bella. Ha un coniglietto dentro, un coniglietto astronauta ovviamente, e questa per esempio forse la potrete mettere qui dentro, è perfetta per il vostro diario, stupenda questa, è proprio meravigliosa. L'avevo già comprata, no, ieri veramente l'avevo comprata qualche giorno fa, ma è troppo bella, ha anche i brillantini dentro. Finita la parte cartoleria, abbiamo la parte giochini. Questo è il primo che ho preso, è il Fiskeleg, è un giochino con, non so di preciso, ma vedi, ci sono tutti i pesciolini, c'è il cavalluccio marino, le alghe, altri pesci, e il pesce grande rosa. E non so di preciso adesso come funzionerà, però dall'immagine qua si vede che penso ci siano tipo dei pesci magneti con delle canne da pesca, e bisognerà insomma pescarli in qualche modo, e vi farò vedere come funziona. Non vedo l'ora di provarlo perché era un pezzo che lo vedevo e quindi l'ho preso. Un altro è questo fly dende UFO, o vabbè, floating UFO. E non so proprio per niente come funziona, non ci sono nemmeno le istruzioni, c'è solo scritto che è un UFO galleggiante, quindi probabilmente bisognerà metterlo nell'acqua, non so, lo proverò forse quando faccio un bagno, non lo so. Comunque sia, si vedono che c'è una specie,
non so, di gel dentro, brillantini, non capisco. Comunque sia, era rosa, era insomma è floating, quindi mi sembrava abbastanza per provarlo. Comunque se vi farò vedere anche questo come funziona, o cioè se ce la faccio, non so se lo devo portare al mare o se è da bagno, non lo so. Comunque sia, proverò nella vasca da bagno, in caso andrò a cercare un mare qui da queste parti. Questo è sempre un'altra cosa, che è un Fizzing UFO o un Boblende UFO, e questo in realtà fa vedere che si mette nell'acqua e si scioglie, ma non so se sono sali da bagno o no, perché in realtà anche questo non c'è scritto UFO spumeggiante con alieno, ma non so se in realtà tipo va bene per il bagno oppure se lo devo solo sciogliere nell'acqua. Comunque sì, anche questo vi farò vedere come viene una volta sciolto, come colorerà l'acqua. Lo metterò in una bacinella in caso, perché non si sa mai. Però questo fianco era molto carino, c'era anche un altro colore, ma ho preso questo perché era più carino. Ho preso, va bene, questa busta di pepper mix, tutto colorato, e vabbè, semplice pepe, come tutte le altre spezie che ci sono da Tiger, molto carine, con buste molto carine, quindi lo proverò. Ultimo è questo kit per da scavo, diciamo un Udgravningsset, quindi un excavation kit, e in realtà ce n'avevo già un altro, ma ne ho preso ancora uno nuovo perché è stato molto divertente farlo. Vabbè, si sporca un po', bisogna mettere qualcosa sotto perché sennò è un po' un casino, però è molto divertente e bisogna scavare quindi con lo scavino, e poi c'è anche il pennellino per togliere tutto il gesso, e alla fine quindi o potete proprio, cioè, scavare tutto e avete uno dei dinosauri che ci sono qua, quindi potete, cioè nel senso, ne trovate uno di questi o uno di questi qua, e oppure lo lasciate come qui nel disegno. Io l'altro l'ho lasciato così perché è carino, sembra un fossile, quindi molto bello. In realtà adesso che ci penso, c'è un'ultima cosa che ho comprato, ma ormai tempo fa infatti la sto usando, è super borraccia, e questa è molto utile perché ne avevo un'altra, ma c'era il tappo che mi si apriva sempre quando ce l'avevo nello zaino, quindi mi si riempiva sempre tutto d'acqua. Invece questo qua è perfetto, e soprattutto se dovete prendere tipo qualche pillola, sono tutti i giorni della settimana e potete metterci le pillole che vi servono, e quindi molto utile anche per quello, così almeno se la portate in giro ce l'avete sempre con voi per tutti i giorni della settimana, come i bravi vecchietti che devono prendere tutte le medicine ogni giorno. Spero che il video vi sia piaciuto. Questi quindi sono tutti i miei acquisti tigerosi, e alla prossima, ciao ciao.